Grazie Presidente. Ci preme sottolineare ancora una volta alle opposizioni il lavoro che ACEA ha avviato in questi primi 4 mesi di nuovo management. Praticamente in 4 mesi è stato fatto quello che i vecchi management non hanno fatto in 15 anni e di questo ne siamo contenti. Da maggio di quest'anno ACEA ha avviato un intervento massiccio sulla rete che ha portato alla riduzione dei disagi al minimo per il Comune di Roma e per i comuni limitrofi. È stato visionato il 78% dei manufatti, individuando 1.445 perdite, di cui 1.440 sono state riparate, le restanti 305 sono state messe in programma e verranno ultimate entro il 9 di settembre. Sempre entro questa data verrà ultimato l'ispezione della rete idrica, che come sappiamo ammonta a 5.400 km, ad oggi è stato ispezionato il 98%. E quindi grazie a questi interventi verrà molto probabilmente accantonato il piano di riduzione della pressione nell'orario notturno. Volendo lanciare una frecciatina al passato, volevamo far notare che il costo di questo investimento sulla rete idrica è ammontato a meno di 5 milioni di euro, praticamente è costato meno di uno degli ultimi investimenti fatto dal tandem Irace-Tomasetti, una chicca, una perla rara, che consiste nel cambio di logo di ACEA, del quale tutti sentivamo veramente l'esigenza, visto la drammatica situazione in cui versava la rete idrica cittadina, insomma, e di questo diciamo, li ringraziamo, però fortunatamente stiamo parlando del passato, noi guardiamo al futuro. ACEA nel frattempo ha chiesto l'autorizzazione, che arriverà a strettissimo giro, per captare da 4 nuove fonti, guadagnando così ulteriori 360 litri al secondo. Inoltre sta discutendo con la Regione Lazio e il Ministero dell'Ambiente riguardo la chiusura di alcuni prelievi, tra cui il lago di Bracciano, e proprio sul lago di Bracciano è stata effettuata un'attività di contenimento al massimo dei prelievi, e dal 12 agosto fino al 3 settembre il prelievo nel lago ha monta a zero, e questo è un dato incontrovertibile perché è verificato quotidianamente dall'ISPRA. Ci teniamo anche a mettere fine al diffuso terrorismo che hanno fatto le opposizioni e che purtroppo ci duole constatare è stato anche veicolato da alcuni settori dell'opposizione per quanto riguarda l'aumento della tariffa per i cittadini a causa di questa situazione di crisi idrica. Allora, cominciamo col dire che ACEA non stabilisce la tariffa, tantomeno il Comune di Roma, ma è stabilita dalla EGSI, che quindi è un ente terzo. Inoltre, a luglio, questa maggioranza, proprio in quest'Aula, ha presentato una mozione nella quale abbiamo chiesto che venisse messo all'ordine del giorno della prossima conferenza dei sindaci del lato 2 anche la revisione del piano tariffario dell'annualità 2018-2019, con un aumento non superiore al 3% da concordare con il gestore del servizio idrico integrato, quindi una tariffa volta al ribasso per i cittadini. E infine tocchiamo la tanto discussa questione dei nasoni. Ad oggi sono stati chiusi 1.666 nasoni e il piano di chiusura avverrà entro la fine di questo mese. Vi rimarranno aperti, come sappiamo, i 100 nasoni che servono alla ASL e ad ACEA per verificare la qualità dell'acqua. E, una volta effettuato questo piano di chiusura bisognerà verificare che l'effettivo risparmio in termini di risorsa idrica e anche la tenuta dell'infrastruttura alla pressione. Una volta verificate queste cose verranno le fontanelle pubbliche progressivamente riaperte e verrà attuato di concerto con l'amministrazione capitolina un piano di razionalizzazione e implementazione delle fontanelle pubbliche. Siamo contenti di constatare finalmente che dopo anni di immobilismo in ACEA si agisce con determinazione per quanto riguarda la manutenzione della rete idrica e la lotta agli sprechi. Con questa amministrazione al fianco di tutti i cittadini si avrà finalmente un servizio funzionante e un serio e costante controllo sulla rete, cosa che prima non è mai avvenuta. Le opposizioni se ne facciano una ragione e lasciano lavorare chi ha a cuore il bene della città e dei romani. Tutti noi cittadini dobbiamo essere protagonisti della tutela, della difesa e della valorizzazione del bene comune più prezioso che è l'acqua.